E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi ragazzi, nuovo video sul calcio dove parleremo di due argomenti. Prima di cominciare però vi chiedo iscrizione e un bel like e possiamo partire. Allora, il primo argomento è, partiamo dalla notizia, l'ultima notizia del calciomercato, ovvero Okaford, random, è andato al Milan. Nessuno ne sapeva niente, si sapeva di un interesse da parte dei rossoneri, ma non si sapeva che la trattativa era a un buon punto, che c'era un accordo tra le due parti con il giocatore. Invece già si saprebbe che le visite mediche saranno effettuate a breve. Quindi, allora, un calciatore che dire su Okaford? Innanzitutto, allora, gioca in Svizzero, gioca nel campionato svizzero, non ha fatto molti gol nel campionato svizzero, quindi non so quanti li potrebbe fare in Serie A. Ha 23 anni, quindi, secondo me, viene comprato piccolo da un'azione abbastanza piccola, con tutto il rispetto per la Svizzera, e sicuramente non pretenderà di giocare perché farà la riserva di Giroud. Secondo me era meglio Taremi, perché a noi ci serviva uno che potesse fare il titolare da subito. Non so se Okaford potrebbe fare il titolare da subito adesso. Io spero con tutto il bene per lui che si rivede titolare almeno. Cioè, c'era un titolare però che faccia bene perché ci serve un attaccante sostituto di Giroud. Parliamoci chiaro, anche se Giroud è forte, che ci ha portato allo scudetto, però non è un calciatore che può farti 38 partite su 38, infatti molte partite da giocatore rigore, che è scarso, lo sappiamo tutti, con tutto il rispetto, però non sa giocare a calcio molto bene, e quindi ci serviva un giocatore alla Okaford. Adesso è più questione di è una questione adesso di ambientamento, perché potrebbe essere anche un flop totale, essendo che a parte europea non ha tanta, diciamo, a parte esperienza, tanti numeri. Adesso non ho idea, però se sbaglio, o qui sopra nell'editing metto che è falso e è vero, no? E quindi non lo so, secondo me. Comunque, allora, lo seguiamo già da un po', dalla partita contro il Salisburgo, e ora, visto che è una mezza scommessa, parliamoci chiaro, se tu lo paghi tipo 15 milioni va bene, se lo paghi 40 come De Ketelaere, potrebbe, cioè, ti c'è fatto anche l'affare, ok, con 15 milioni, però se tu lo paghi 30, tu non facevi niente, tu non avevi niente, non facevi l'affare, non facevi. Quindi, che dire? Allora, innanzitutto la cessione di Tonali, dal punto di vista del cuore, ci ha, diciamo, scosso tutti, ci ha deluso tutti, però da un punto di vista, diciamo, societario, comunque ci ha portato Pulisic, ci ha portato Reinders, comunque ci stiamo un pochino rifacendo la squadra. Ora potremmo anche fare un flop totale, arriveremo ottavi, spero di no, però è molto probabile, cioè non è molto probabile, però cioè, con questa squadra o fai abbastanza bene oppure fai una merda, perché proprio sono giocatori che non si parlano tanto in Europa, perché Loftus-Cheek non è un big del Chelsea. Pulisic è abbastanza un big in Europa, però in questo periodo non sta facendo bene.
parliamoci chiaro, non lo conosceva nessuno. Sportiello, vabbè, fare la riserva. Poi Pulisic. Allora, secondo me Pulisic, dopo la partita di ieri, sto dando tantissima fiducia. Potrei sbagliarmi perché secondo me questo ragazzo comunque ha una pressione di rifare, di diciamo far ripartire il Milan dopo una stagione un po' deludente con sul campo l'Europa League e politicamente la Champions. Quindi allora non è una pressione come De Ketelaere, però un po' di aspettative ci sono e come secondo me lo stiamo pure un po' sopravvalutando, potremmo un po' sopravvalutarlo, tutto si vedrà solo dalla partita con Real Madrid diciamo alle prime giornate di campionato. Spero che non sia un flop totale come De Ketelaere, ovviamente, però lui ha, a parte che era già abbastanza conosciuto, ha vinto tante cose. Spero che possa fare bene perché ho davvero tanta fiducia. Se tu vedi la partita di ieri, ti accorgi che è un gran giocatore, a parte che stavamo con Lumezzane, però è un bel giocatore comunque strutturato o come vedere tutte le movenze, perché non sai mai se ti fa il dribbling per andare avanti e metterla in mezzo o ti rientra sul destro e tira, oppure sul sinistro, perché abbiamo visto che gioca a sinistra. Spero che sia per far giocare Messias. Spero perché non volevano far giocare tanto, diciamo, cioè non volevano far stancare Leao. Spero che giocherà a destra perché è un gran talento che non va sprecato. E adesso si deve vedere con Sarri, Magath, Messias cosa fare. E nulla. Noi ci vediamo domani con un video, sempre Forza Milan, e speriamo che pure si ci faccia bene. Ciao raga, dai.